magari la prima parte dell'intervento. Oggi con questa teleconferenza ancora di più stringiamo le relazioni tra noi e la Cina, e soprattutto in questo momento far sì che le conoscenze, le competenze che nel tempo si stanno acquisendo, in particolare dalla Cina, e che oggi possono essere trasferite in Italia, diventano un valore per noi importantissimo. Diventano un valore perché noi potremo in qualche modo essere più pronti alla gestione della crescente, purtroppo ipotizziamo nei prossimi giorni, numero di contagiati, ma potremo gestire questo maggior flusso definendo protocolli di diagnosi efficaci, protocolli di presa in carico efficaci, e soprattutto riusciremo a mettere in atto quelle iniziative di prevenzione del contagio che sono la vera medicina per far sì che non dilaghi, soprattutto nelle aree a questo punto dell'Italia che ancora oggi non trovano dei focolai la pandemia. La nostra collaborazione è una collaborazione che fa sì anche che la Cina si stia impegnando non solo dando competenze, ma anche aiutandoci con quello che è necessario in termini di tecnologie piuttosto che di presidi ad affrontare questa nuova emergenza. Da questa iniziativa usciremo tutti rafforzati, perché nonostante le difficoltà di queste settimane avremo a questo punto portato dentro delle esperienze che per il futuro ci serviranno a gestire in maniera più tempestiva queste emergenze che nessuno poteva fino ad oggi immaginare.